Buongiorno, oggi parliamo di una tecnica denominata in inglese approaches, praticamente una tecnica che deriva direttamente dalla tecnica degli aggiramenti. Ed è una tecnica di origine classica che possiamo trovare in autori come Mozart e via dicendo. Consiste praticamente nel fare l'aggiramento della nota anteponendo la nota di approdo stessa, ossia. Il tutto applicabile alle tre note della triade, per dire siamo in Do maggiore. E così via. E ritorno. Eccetera. Ovviamente, come tutte le cose che si vogliono acquisire in maniera corretta, va studiato lento. Dei tanti aggiramenti che abbiamo a disposizione se ne sintetizzano alcuni particolarmente idonei, che sono appunto questi che seguono. Sul Do possiamo fare Do, Si, Re e Do, utilizzando queste dita. 3, 2, 4. E poi dopo all'approdo, attenzione, 1, in modo tale che poi, volendo salire, ci troviamo con il 3 sul Mi, che a sua volta utilizzerà le note di aggiramento Re diesis col 2 e Fa con il 4, nonché il Mi di nuovo col 1, in modo tale da essere col terzo dito sul Sol naturale, quinta della triade, che verrà girato dal Fa diesis suonato di nuovo con il 2. E da La suonato con il 4, e la nota di approdo stavolta verrà suonata con il pollice. In pratica, nota di approdo antecedente col terzo dito, poi aggiramento col 2-4 e approdo definitivo col 1. E idem per tutte le altre note. 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1 e così via. E a scendere. Questa cosa qui, ossia. 3, 2, 4, 3. In modo tale che a scendere il pollice sia pronto per il successivo aggiramento, per la successiva nota antecedente di approdo, in modo tale da girare col secondo dito sul Fa diesis e col quarto sul La come prima, e approdare stavolta non più con l'1 ma al contrario col 3, in modo tale che appunto che l'1 venga a trovarsi sulla nota della triade immediatamente sotto, la quale verrà aggirata di nuovo da 2-4 e così via. Questi approcci possono e devono essere fatti in tutte le tonalità. Si può cominciare a procedere per quinte. Nella tonalità di Sol troveremo la stessa digitazione. Così anche come in quella di Fa. Andiamo avanti a vedere cosa succede procedendo per quinta giusta. In questo caso, avendo un tasto nero, succede questo.
manteniamo 3, 2, 4, 1, poi attenzione qui, 3, 2, 4, 3 e poi passiamo il pollice qua sotto, lo aggiriamo di nuovo con 2, 4, ma riapprodiamo con 1 in modo tale da essere comodi sul re successivo con il 3. Scendere, sul La tutto regolare, mentre sul Fa diesis, attenzione, mettiamo il 2, aggiriamo con l'1, poi col 4, in modo tale da approdare col 3 sulla nota di approdo e così via. Questa digitazione del re sarà valida anche per il La. E per il Mi. Mentre per il Si vediamo cosa succede. Necessariamente dobbiamo usare il pollice anche sui tasti neri, succede questo, che il pollice lo dovremmo usare sul Fa diesis di conseguenza. 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 3, poi 1, 2, 4, 1, 3, 2, 4 e così via, e a scendere. Sul Fa diesis vediamo, necessariamente su una tonalità di tutte note nere, diciamo una triade di tutte note nere, dovremmo usare la stessa digitazione di una tonalità con tutte le note bianche, per forza di cose, perciò il pollice e il mignolo. E in questo caso solo il pollice sui tasti neri. Andiamo avanti, re bemolle. Occorre praticamente questo tipo di digitazione, 3, 2, 4, 1, anzi no, 3, l'1 lo mettiamo sul tasto bianco, cerchiamo il più possibile di mantenere la digitazione canonica laddove possibile, poi quando non possiamo più ovviamente mettiamo il pollice sul tasto nero. Come in questo caso, per proiettare il terzo dito sul re bemolle, metteremo il pollice sulla bemolle, così anche al ritorno, e qua ci sforziamo invece di mettere il 2 in modo tale da fare 2, 1, 4, 3, lo stesso comportamento per il la bemolle. Si bemolle, vediamo cosa succede. E avendo più tasti bianchi possiamo fare una vita migliore rispetto a queste tonalità difficili con i tasti neri.
mettiamo il terzo dito qua, 3, 2, 4, 3, poi 1, 2, 4, 1, idem, il Fa abbiamo visto che si comporta come il Do, e questo è quanto.